Questo programma è offerto da... Benvenuti ancora a un'altra domenica di sport qui a Domenica Gol su canale 89 del digitale terrestre direttamente dagli studi di Soverato e come ogni domenica in mia compagnia do la buona serata a Mimmo Cosentino. Buonasera Mimmo. Ciao Stefania e buonasera ai telespettatori. Diamo come sempre i nostri numeri che sono lo 0967521675 per il telefono, il cellulare il 339-4837-967 per gli sms e la nostra mail è redazione sportiva @soverato1tv.net. Vi ricordo che ci potete vedere anche in streaming su www.soverato1tv.net e sempre come ogni domenica i ringraziamenti vanno ai telespettatori e alle telespettatrici che ci seguono con affetto su Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube Domenica Gol S1TV. E buonasera anche agli ospiti e benvenuto e ben ritrovato all'allenatore del Davoli Umberto Scorrano. Buonasera. Buonasera a voi. E buonasera e benvenuto a Nuccio Orpello, responsabile del Centro Sud per il Carpi. Grazie, buonasera. Torniamo subito da voi, però prima stasera iniziamo questa serata con una notizia importante. Noi come molte trasmissioni sosteniamo Telethon e quindi il nostro appello, lo vedete anche dalle sciarpe che indossiamo noi e i nostri ospiti, il nostro appello è quello di donare al 45 501 un sms, di donare 2 euro oppure poi ovviamente con gli altri metodi bancari donare più di 2 euro. Ovviamente la ricerca è importante, la speranza di una cura è l'eredità più preziosa che puoi lasciare. Bene, quindi lo ricorderemo anche nel corso della serata e iniziamo subito con la volley che oggi ha giocato in trasferta. Ha giocato ad Aversa, esattamente col corpo ad Aversa, e andiamo subito a sentire le impressioni di Pietro Mosella che era lì al palazzetto di Aversa. Buonasera Pietro e ben ritrovato. Buonasera a voi tutti e agli ospiti in studio. Bene, cosa dire, la parola a te perché tu eri in diretta, quindi hai potuto vedere questa partita purtroppo non felice per la Volley Soverato. E sicuramente il risultato dice tutto, perché è stata una partita molto simile a quella di mercoledì scorso, un primo set molto lottato dove il Soverato ha avuto anche un set point sul 23-24, un primo set perso ai vantaggi per 26-24, dopodiché la squadra praticamente si è un po' sciolta, perché è una squadra che in questo momento quando è in difficoltà si abbatte facilmente anche dal punto di vista morale, e lo ha dimostrato sia nel secondo e nel terzo set dove ha commesso tanti errori gratuiti e quindi ha facilitato il compito della Corpora Aversa, che comunque ha meritato la vittoria perché sicuramente ha giocato meglio del Soverato. Quindi in linea generale è una vittoria meritata, è un Soverato però in difficoltà, e queste due sconfitte, quella di mercoledì con Bolzano e quella di stasera, devono far riflettere perché sicuramente c'è qualcosa che non va. Ecco, ciao. Ciao Mimmo. Ecco, secondo te cosa c'è che non va? Anche perché anche oggi in questa partita abbiamo avuto soltanto un paio di giocatrici che ci hanno messo il cuore, tipo forse, la Minati, la Paris. Ancora forse non avete visto le interviste del post gara che sicuramente la regia adesso manderà in onda. Potrete anche vedere dall'analisi che abbiamo fatto con Chiappafreddo, sicuramente questo fatto che la squadra si abbatte facilmente quando è sotto nel punteggio
è palese. Il problema è che ci sono degli errori grossolani, cioè è una squadra che spesso commette degli errori grossolani, cioè degli errori che si potrebbero benissimo evitare, errori non forzati, come si usa dire. E questo è indice di una squadra che non è tranquilla, che non gioca con serenità, con tranquillità, avverte il peso e le responsabilità di cui è caricata, perché deve raggiungere dei traguardi importanti, e quindi di conseguenza questa ansia da risultato, da prestazione, questa ansia per raggiungere il risultato positivo, secondo me sta condizionando oltremodo la squadra. Anche stasera abbiamo visto una prova in colore di diversi elementi, poi Chiappafreddo ha ruotato qua praticamente tutte le giocatrici a disposizione, però con risultati altalenanti alla fine. Ma Pietro, responsabilità che alla fine si sono create loro, perché loro quest'estate, quando hanno firmato un contratto, quando sono venuti, sapevano i programmi della società. Assolutamente, la società non ha mai fatto mistero di voler puntare ad un campionato di vertice, e la stessa squadra ha sempre ribadito, le varie giocatrici, che sono consce delle loro potenzialità e che possono far bene. Fatto sta che i risultati al momento dicono tutt'altro, e continuando così sicuramente la via intrapresa non è quella giusta. Ma pressioni poi da parte di chi? Noi li vediamo durante l'allenamento, magari io ci vado quasi tutte le sere all'allenamento, ogni allenamento, e non vedo magari quella pressione dello staff tecnico. Ma guarda, secondo me non è pressione di qualcuno in particolare, il problema è che sono loro, secondo me, che adesso sono in un periodo difficile e non riescono a giocare serene. Anche stasera per esempio c'erano gli ultras, hanno seguito la squadra, quindi cioè, voglio dire, il pubblico fondamentalmente sta comunque vicino a questa squadra, però è una squadra che secondo me vede che le cose non vanno bene, e invece di reagire e di lavorare ancora di più, probabilmente ci lavora anche sodo, però poi la domenica non riesce a mettere a frutto quello che prepara durante la settimana. Vedi, intanto io ti posso, non so se lo sai, che il presidente ha firmato il contratto con la giocatrice che mancava. Sì. E quindi è già, ecco, diciamo, tutto questo impegno da parte del presidente, noi lo vediamo i sacrifici che fa, ma sono sacrifici che non sono corrisposti. Il presidente sta facendo tutto il possibile per mettere nelle condizioni ideali la squadra per lavorare e cercare di migliorare. E perché comunque il presidente Matozzo, lo sappiamo, è ambizioso e vuole raggiungere dei traguardi importanti. Al momento però il campo non dice questo, dice di una squadra in difficoltà, dice di una squadra che commette errori grossolani in continuazione, perché anche stasera si sono sbagliate diverse battute, così come nelle precedenti partite, errori abbastanza vistosi, ecco, per una squadra che vuole mirare ad un campionato di vertice, fare questi errori vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ora sicuramente le responsabilità sono di tutti, ce le avranno divise la squadra, il tecnico, la società, come è giusto che sia, però bisogna dare una sterzata perché continuando così sicuramente è difficile migliorare. Atleticamente come le hai viste? Guarda, la mia impressione è stata non tanto un problema fisico, l'ho detto anche in telecronaca, che avranno modo i nostri telespettatori di poter vedere poi nei prossimi giorni, è un problema secondo me più mentale che fisico, perché è una squadra che comunque per esempio nel primo set ha lottato, era partita addirittura bene, era avanti 8-4, è andata al timeout tecnico 12-10, è riuscita ad avere un set point, quindi è una squadra che comunque reagisce. Il problema è secondo me mentale a questo punto, e sino ad ora si era tra virgolette tirata a campare con le vittorie fuori casa, adesso è arrivata anche la prima sconfitta fuori casa, quindi la situazione si fa difficile, perché le altre comunque corrono, non si fermano, e quindi poi è difficile recuperare. E domenica arriva il Vicenza e facciamo l'altra partita casalinga, sappiamo che su 5 ne abbiamo perso 4. Ecco, quindi sicuramente, poi il Vicenza che mi sembra che oggi abbia fatto un bel risultato, se non erro, a Rovigo se non erro, quindi insomma... È una situazione non facile obiettivamente. Vedremo se adesso questa nuova atleta potrà comunque migliorare la squadra. Sicuramente sarà così, perché sapevamo tutti che doveva arrivare la 12ª giocatrice. Bisogna vedere però se una giocatrice appena arrivata può cambiare una stagione che al momento non sta dando le soddisfazioni che merita la società, la città. Adesso stavamo vedendo proprio i risultati, e del Vicenza c'è stato un secco 3-0 a Rovigo. Ecco, Rovigo, questo è un risultato per certi versi a sorpresa, perché Rovigo era una delle candidate pure, ma fa capire la difficoltà di questo campionato, dove puoi perdere su tutti i campi, se non giochi sempre al massimo puoi perdere dappertutto.
Va bene, grazie Pietro. Grazie a voi, buon proseguimento di serata. Grazie, grazie, buona serata e buon rientro anche a te. Quindi vediamo a questo punto i risultati di questa giornata, di questo campionato, questa giornata di campionato di volley. Quindi la regia se ne manda la grafica con i risultati e successivamente con la classifica. Si tratta dell'ottava giornata, Corpora Versa Volley Soverato 3-0, Sud Tirol Bolzano, Saugella Monza 3-1, Bacche di Piacenza, Risoscotti Pavia 1-3, Beng Rovigo Vicenza 0-3, Trentino Lardini Filotrano 3-0, Club Italia Entu Olbia 3-0, riposa il Volalto Caserta. Col Sud Tirol a 20, Saugella Monza e Trentino e Vicenza 16, Beng Rovigo e Corpora Versa 14, Volley Soverato e Risoscotti Pavia 11, Club Italia 8, Volalto Caserta 6, Entu Olbia 5, Bacche di Piacenza 4, Lardini Filotrano 3 punti in classifica. E le immagini che vedevamo durante la telefonata col collega Pietro Mosella sono live, quindi di pochi minuti fa, proprio dal palazzetto di Aversa, e andiamo a vedere quindi le interviste sempre di Pietro Mosella. Elena Androzzina, capitano di questa Corpora Versa che vince la terza partita consecutiva, si conferma nei piani alti della classifica, una squadra in ripresa, lo ha dimostrato anche questa sera dopo un primo set molto difficile, equilibrato, poi nel secondo e nel terzo set avete giocato sicuramente meglio di Soverato, anche in difesa, molta reattività, molta decisione e determinazione. Sì, è vero, la terza, non ci avevo pensato, però noi andiamo in campo sempre partita per partita. Abbiamo avuto un inizio di campionato ottimo con Monza e poi abbiamo avuto due partite sottotono. Probabilmente abbiamo pagato anche un po' il fatto di non riuscire a fare tanti amichevoli in precampionato, è stato un precampionato lunghissimo e quindi non c'era ancora l'amalgama. Ora abbiamo trovato l'assetto della squadra e stiamo andando decisamente meglio. L'allenatore ci aveva chiesto molta determinazione nel primo tocco, cioè ricezione e difesa, perché è quello che ti dà la grinta e l'atteggiamento giusto. E l'abbiamo ascoltato dall'intervento. Diciamo che è una squadra che comunque è un roster quasi tutto nuovo, però conta molti elementi di qualità e di categoria. Adesso i valori che abbiamo stanno uscendo fuori. Sì, sicuramente. Siamo comunque giovani, ma anche le tre over sono molto esperte. Niente, siamo contenti, ora finalmente stiamo prendendo punti che ci meritiamo. Mauro Chiappavento, coach del Volley Soverato, un'altra brutta sconfitta per 3-0, la seconda consecutiva dopo quella con Bolzano, un primo set incoraggiante seppur perso ai vantaggi, così come mercoledì scorso, poi nel secondo e nel terzo set una squadra un po' spenta e soprattutto contratta che ha commesso tanti errori. Allora, il primo set abbiamo giocato bene, il secondo abbiamo provato diverse soluzioni perché non andavamo giù da posto 4, abbiamo provato a forzare un pochino il gioco centrale, abbiamo dato 14 murate contro le 5 dell'avversario, però in 4 abbiamo sempre l'efficienza bassa e purtroppo contro una squadra come Gianni e Fridanovic che hanno messo per terra in 2-30 palloni e abbiamo fatto sempre. Ha provato anche a ruotare la squadra nel corso dei tre set, sono entrate praticamente tutti, alcune anche con buoni risultati, però il risultato di squadra non è cambiato, è una squadra che dà l'impressione quando è sotto di demoralizzarsi un po' troppo. Sì, sono d'accordo con te, quando siamo sotto ci demoralizziamo un pochino troppo, invece dovremmo soprattutto le persone che entrano un pochino più spavate. Ho provato a fare diversi cambi, ho giocato la formazione, però il risultato purtroppo non è cambiato. Sì, Mimmo, io ti volevo chiedere, secondo te era, conoscendo gli avversari, perché tu vai sempre al palazzetto, segui le partite, soprattutto in casa, era una partita fattibile? Secondo te si poteva vincere? Ma io la partita intanto non l'ho vista, per dire si poteva vincere. Sulla carta era una partita alla portata del Soverato, ma con questi risultati che sta facendo, a questo punto non mi sento di dire se ci sono partite alla portata o non ci sono, perché per come stanno giocando, per la grinta che non stanno mettendo, che io leggevo un messaggio che adesso che diceva ci vuole grinta, e ha ragione, proprio è quello che manca alla squadra, perché non si demoralizzano subito, magari perdono il primo set e non riescono a reagire, e purtroppo è quello che manca. E un altro messaggio parla, dice, di messaggi, infatti c'è qualcuno che rimpiange Brevillieri, tu pensi sia un problema di allenatore? Ma guarda, io non penso che sia un problema di allenatore, anche perché
Chiappafreddo lavora bene, ecco, come diceva, hanno sbagliato un sacco di battute, eppure mo sai come lavorano durante la settimana proprio sulle battute, e poi magari arriva la domenica e non riescono a concludere, quindi il povero Chiappafreddo che cosa deve fare? Poi, a meno che io purtroppo non sono competente, non sono allenatore, molto probabilmente è bravissimo nell'allenare, nel preparare la squadra, e meno forse, non me ne voglia Chiappafreddo, forse è meno bravo a leggere la partita, perché è importante anche per un allenatore poter leggere la partita. Scorrano, vero o no? Importante. È la cosa primaria, secondo me. È questo, anche per vedere già all'inizio come inizia una partita e magari nel corso della partita ci sono. Però ecco, vedi, stasera, come diceva proprio Pietro Mosella, il mister ha cercato di cambiare tantissimo, ha fatto ruotare tutte le giocatrici, ma alla fine non è riuscito, anche con buon esito, diceva proprio Pietro Mosella, perché quelle che sono entrate, le panchinare, chiamiamole così, hanno giocato, hanno dato, diciamo, il massimo, però c'è qualcosa che non va, quello che non va non lo sappiamo, e a me dispiace tantissimo, ecco, giusto come diceva Mosella, per il presidente Matozzo, perché ce la sta mettendo tutta anche da solo, spende un sacco di soldi, ecco, adesso mancava la dodicesima, e per telefono mi ha detto ha già firmato, chiuso il contratto, giustamente non diciamo ancora il nome perché deve essere la società a dirlo e non noi. Comunque speriamo bene, speriamo che in settimana qualcosa si possa muovere. E che ovviamente arrivi la vittoria in casa, no? C'è stata una, ma è pochissimo, insomma, su cinque partite ne vince una, cosa che non era mai successo, mai, diciamo, da quando c'è la Volley, né dalla B2 fino alla 2 non era mai successo una cosa del genere. Beh, noi non possiamo che fare in bocca al lupo alle ragazze e speriamo naturalmente che l'obiettivo che tutta la società si è prefisso possa essere raggiunto con il più breve dei tempi, perché come dici sempre tu, i punti si devono fare prima, no? L'obiettivo che si è prefisso è difficile adesso, anche perché le altre squadre continuano a vincere il distanza. Tu pensi che già domenica scorsa, prima dell'inizio della partita, Eravamo a tre punti dal Bolzano, vabbè, poi è venuto il Bolzano, ha vinto, oggi siamo dal Bolzano, ci troviamo a 9 punti, e quindi nel giro di sette giorni sono 9 punti di distacco, perché 2 sconfitte contro 2 delle vittorie del Bolzano, il Monza che continua pure a vincere, insomma, sono squadre che queste qua non mollano, quindi secondo me è impossibile poter arrivare a quello che si era prefissato alla società, cioè la vittoria finale del campionato, il primo posto. E, ecco, quello che devono fare è cercare di parlare o di dimensionare e puntare ad una buona posizione nei playoff, togliersi dalla testa vogliamo vincere il campionato, ecco, questo è il tutto. C'è un telespettatore che scrive: non si possono cambiare 11 giocatrici ogni anno? Beh, io sono d'accordo anche su questo. Io magari con chi ne parlo, con chi ne ho parlato, parlando di volley, parliamo, perché magari mi chiedono e mi domandano, non si possono cambiare 11, anche perché una squadra che l'anno scorso è arrivata alla semifinale nazionale e per poco non ha fatto la finale, perché ha perso la terza partita in casa, insomma, era già alla finale nazionale, e vuol dire che la squadra c'era. E allora a questo punto come mai si cambiano tutte le giocatrici? Io so che quando una squadra va bene, sia nel calcio sia, diciamo, negli altri sport, si cerca qualche pedina da metterla dove magari c'era qualche pecca durante il campionato. Però qua sono già 2 anni, sono 2 anni di seguito che si cambia proprio tutta la squadra. Questo purtroppo non so i motivi, noi non li sappiamo, magari forse arriva un allenatore e vuole le giocatrici che piacciono, oppure giocatrici che non vogliono rimanere. Su questo non possiamo dire la nostra, perché non lo sappiamo e non siamo noi a dirlo. Esattamente sì.
E se è tutto per la volley, io passerei direttamente al calcio, partendo con la Serie D. È la 15ª giornata. Agropolis Nova Gioiese 1-2, Aca Grassi Inter Reggio 4-2, Battipagliese Frattese 1-2, Montalto Marcianise 1-2, Due Torri Tiger Brolo 1-1, Leonfortese Rende 0-0, Neapolis Torre Cuso 2-1, Roccella Noto 2-0 e Sorrento Orlandina 3-0. Con l'Acagras a 32 punti insieme al Torre Cuso, seguito da Rende con 27, Agropoli e Frattese sono a 26 punti, Neapolis e Marcianise 25, Leonfortese 23, Interreggio 22, Roccella 20, Due Torri e Battipagliese e Sorrento 19, Tiger Brolo 14, Nuova Gioiese 12, Noto 10 insieme al Montalto e l'Orlandina chiude con 7 punti in classifica. Umberto, quando sei venuto l'ultima volta avevamo visto quell'Acagras che era distaccato parecchio dal Torre Cuso, però ecco, quello che era stato detto, anche tu l'hai detto, che l'Acagras piano piano sarebbe uscito fuori anche perché aveva fatto una squadra da poter essere ripescata in C2 e si trova diciamo con la stessa squadra a fare la Serie D. L'Acagras ha una società solida alle spalle ed ha una struttura importante, pure a livello di giocatori, numericamente, quindi avevano puntato tantissimo per la vittoria, per lottare e fare un campionato importante. Sta uscendo, i valori escono tutti fuori, onestamente, e stanno uscendo fuori in questo campionato. Ecco, le calabresi, a parte il Rende sta andando bene, anche oggi un buon punto, è messo lì al terzo posto, piano piano è riuscito ad entrare, sì, ad entrarci. Ecco, l'Interreggio invece, che si parlava la settimana scorsa di fallimento, la squadra dice che doveva fallire, detto anche magari da qualche dirigente che non riuscivano a mantenerla. E invece... Scusami un attimo, perché dovremmo avere al telefono il collega Carella. Pino, buonasera. Buonasera a voi. Ciao Pino. Allora, ciao Mimmo. Faccio un po' il punto della situazione sulla Serie D e su Roccella in particolare. Beh, Roccella oggi ha disputato una buona gara al cospetto di un Noto che è arrivato davvero rimaneggiato, solo 15 in organico, e voi sapete che le liste della Serie D se ne possono immettere 20 uomini. Sei ragazzi sono partiti in settimana da Noto per raggiungere Alcelidi. Sembra per la parte bassa del campionato un pochino falsato, anche l'Orlandina per esempio, che non si presenta sul campo, rischia di aprire scenari completamente diversi. Il Montalto purtroppo è in caduta libera, anche oggi perde in casa, e poi da registrare che c'è l'aggancio in vetta dell'Acagas che ha completato praticamente la sua rincorsa. Per quel che riguarda il Rende sta andando benissimo, come diceva Mimmo, terzo posto, forse inaspettato alla vigilia, adesso l'appetito viene mangiando, quindi piena zona playoff. Lieve flessione dell'Interreggio che oggi perde, però insomma si mantiene a metà classifica. Roccella praticamente ha quello che volevano alla vigilia, praticamente i dirigenti di Roccellesi, una salvezza comoda, al momento la raggiunge. Si è rinforzato con questo innesto di Coris, che è davvero un calciatore di categoria di levatura superiore, e oggi ha fatto vedere dei numeri grandiosi, davvero un grande calciatore. Due bei gol peraltro, uno di Dorato e l'altro di Laribi, un ossiduro dai 25 metri che si è insaccato sotto la traversa, ma la pregevole fattura anche nella costruzione dell'azione di Roccella. A Roccella manca un portiere, forse qualcosa a centrocampo, ma con Franco che sta entrando bene nell'ingranaggio roccellese e sta facendo davvero il salto di qualità per raggiungere la salvezza più rapidamente possibile. Questa Gioiese? E la Gioiese ha raggiunto il quarto risultato utile consecutivo. La cura viola funziona, e ha fatto due pareggi importanti fuori casa con squadre che sono attrezzate per fare il salto di categoria. Io sono arciconvinto che la Gioiese si tirerà fuori dai guai in breve tempo con questo tipo di marcia. Cambierà sicuramente marcia la settimana prossima, che ha un incontro comodo in casa, comodo si fa per dire, perché la D è difficile ormai per tutti. Pino, si è parlato la settimana scorsa di Laribi via da Roccella, perché c'erano molte squadre che lo volevano. Laribi resta a Roccella.
Secondo me sì, Larrivi è un giocatore appetibile, oggi ha dimostrato davvero di avere dei numeri eccezionali, secondo me non si muoverà assolutamente la Rocella. Ha fatto un gol stupendo, come dicevi pure tu, da 25. Sì, sì, un bellissimo gol davvero. Da 25-30 metri, ha sempre giocato bene tutte le partite. Senti, per cambiare un po' argomento, scuotete un po' sta Soverato Volley, perché abbiamo bisogno di una squadra femminile nei campionati grandi di pallavolo, insomma, dopo la Medinex Reggio è scomparso tutto nel volley femminile. Lo so, c'è Soverato ancora che riesce a mantenere questa Serie A2, il presidente sta facendo tutto il possibile. Quando Soverato ha i numeri per fare i playoff. Ma i numeri, guarda, secondo me ha anche i numeri da poter puntare al primo posto. C'è qualcosa che non va, perché diciamo ha delle giocatrici molte volte, anche se si prendono da categoria superiore, tu lo sai, anche nel calcio magari, però non danno quello che uno si aspetta, quello che potrebbero dare. Vedi, c'è questo movimento del volley calabrese che è molto importante, così come Vibo e anche Corigliano, e davvero si può pensare a un salto di categoria, arrivare in Serie A 1 sarebbe un bel sogno. È un bel sogno, però poi ecco, noi parliamo del Soverato A1, ma una volta che arriva uno in A1 che fa? Non si riesce, non possiamo giocare a Soverato perché non c'è un palazzetto degno di poter disputare la Serie A1. Una società che non ha sponsor, tu ci pensi, l'unica società in Italia che gioca con la maglietta soltanto scritto Volley Soverato, l'unica società di volley in Italia. È il dramma calabrese di sempre questo per lo sport. Ed ecco perché purtroppo. Ti dico, sì, è bello, un sogno arrivare in A1 e poi non sappiamo come potrebbe andare a finire. Ma intanto è meglio che ci arriva. È meglio che ci arriva. Va bene, sì. Questo diciamo, come la regina che c'è stata per tanti anni, la Viola, la Medinex, insomma, così come Vibo Valencia, è anche una bella soddisfazione, insomma, per tutti i corregionali, una cosa molto bella. Certo, sì, però tu lo sai, ecco, lo stesso è nel calcio, ci sono presidenti che danno l'anima e spendono un sacco di soldi e poi alla fine magari rischia anche di sparire la società come tantissime società nel calcio. Io sempre dico meno male che ci sono queste persone, meno lo male che ci sono. Chi lo farebbe. Bene, grazie Pino. Buona serata. Buona Ciao, serata Pino. Anche a te, grazie. Per tornare a noi, quindi dicevi riguardo alla Serie D è tutto, sì, possiamo perché abbiamo si è aperta per okay, la tua per la Topino. Però a proposito di Pino c'è da dire che Rocella si sta difendendo bene, non è promossa, che è praticamente Rocella diciamo ha zoppicato un pochettino durante le prime partite in casa, adesso ecco, ha fatto già due vittorie consecutive in casa, anche se ha aggiustato un po' la squadra, diversi giocatori sono da via, ecco, come diceva, ha preso questo attaccante Coris. Che è veramente fortissimo, è un pilastro nel centro dell'area, oggi ha giocato, l'ha dimostrato, quindi sicuramente diceva, manca ancora qualcuno al centrocampo, se gli arriva sicuramente, anche adesso intanto si è allontanato tantissimo dalla zona play out dove ci è rimasto per diverso tempo, quindi adesso sicuramente giocano con un'altra mentalità. Bene, passiamo quindi all'eccellenza. Eccoci con i risultati: Taurio Novese Vibonese 0-2, Brancaleone Castrovillari 2-3, Corigliano Acri 0-3, Isola Caporizzuto Cutro 2-1, Palmese Guardavalle 1-0, Sambiase Paolana 0-0, Scalea Gallico Catona 2-1 e Sersale Boccale 2-0. Palmese a 37, segue la Vibonese con 28, Isola Caporizzuto e Gallico Catona 27, Acri 26. Cutro 24, Scalea 23, Castrovillari 19, Paolana 18, Sersale 15, Taurio Novese 14, Brancaleone e Boccale 12, Sambiase 9, Guardavalle e Corigliano chiudono con 8 punti in classifica. Beh, la Palmese continua a vincere, anche se oggi ha sofferto contro il Guardavalle, un risultato stremensito, un 1-0, ma un Guardavalle che ha cambiato anche tantissimo, sicuramente piano piano ne uscirà fuori da quella,
da quella zona arancione che vediamo, dalla zona play-out. E intanto la squadra, diciamo, che sta andando bene, bene, proprio bene, come la Palmese, è la Vibonese. La Vibonese che sta facendo una marcia veramente da primata. Ma l'isola, vedi, l'isola si ferma, mentre la Vibonese ha continuato a vincere, perché noi avevamo la Vibonese che era... ricordavamo nei bassi fondi, piano piano, però ha continuato a vincere, mentre le altre si fermano, magari ti perdono la partita fuori casa o la partita in casa, come l'ha perso l'altra domenica l'isola Caporizzuto. Quindi è una che ti continua a vincere e non, diciamo, è un passo da promozione. Come avevamo detto già in precedenza, è strutturata proprio per fare campionati importanti. Stava zoppicando, era partita male, però ha una società solida alle spalle. Non so se ultimamente ha preso giocatori, che so che stava andando al mercato e voleva cambiare e prendere giocatori importanti. Quindi i risultati stanno arrivando. Ha un grande allenatore, un allenatore importante. Quindi sono strutturati per fare, forse tra dell'eccellenza come società, la squadra più quotata, la società più forte che c'è, più della Palmese secondo il mio punto di vista, perché è organizzata meglio, perché ha fatto campionati professionistici. La Palmese sta nascendo adesso, da 2 anni a sta parte come società, sono pure ambiziosi, stanno facendo pure bene, da 3 anni che stanno provando a cercare di fare il salto, a riorganizzare una società. Però come struttura societaria la Vibonese è abituata a fare campionati importanti. Quindi noi, i valori alla lunga escono fuori. E domenica c'è un Cutro Palmese, un Cutro Palmese che potrebbe o rimettere magari in gioco altre squadre, oppure dire la Palmese è da primato. Io che oramai sono la Palmese, posso perdere il campionato. Ha un vantaggio cospicuo, però come ogni domenica accade, e continua sempre a macinare 3 punti. Mentre quelli che le inseguitrici un po', ogni tanto uno pareggia in casa, a volte poi si perde, poi si vince. La Vibonese, come diceva Umberto, è strutturata, è l'unica squadra a ridosso della Palmese che potrebbe dare fastidio, se riesce ad avere quella continuità che non sta avendo in questo periodo, potrebbe fare anche il miracolo, anche perché io... giorni fa ho sentito il direttore Marcello Battaglia e mi dice: no, noi ci prepariamo per entrare nei playoff, però se la Palmese fa un passo falso non siamo là. Ma i playoff lo sappiamo che il campionato poi delle seconde è difficilissimo, per quando poi si esce fuori. Ecco, già è uscito il calendario delle partite che si faranno dei playoff. La Calabria incontrerà la Campania. E poi al limite la vincitrice o uno tra Abruzzo. Sì, diciamo che quello che dice Battaglia è un po' falso, perché lui dice, mette le mani avanti, dice lottiamo per i playoff, però sotto sotto lui cova quel progetto di poter raggiungere la Palmese. E come dicevo prima, io volevo un attimino soffermarmi su una... sul discorso, perché questa Palmese io ancora non l'ho vista senza piemontese. Vorrei vederla qualche domenica senza piemontese, che è il cannoniere principe di questa squadra del campionato. Ma la Palmese ha i giocatori importanti anche in panchina, lo sappiamo, quindi non è, anche adesso poteva, nel mercato adesso di dicembre ha preso ancora ha preso dei giocatori importanti, insomma, ecco, quindi Non è che si è fermata, mi fido soltanto dei piemontesi e basta, anche perché questo lo mettono in previsione, se ho una squalifica o un infortunio. Però piemontese, io ci ho giocato, lo conosco molto bene come giocatore, e ha una presenza, anzi io l'ho visto pure giocare ultimamente, ha una presenza fisica mostruosa. È un trascinatore, non ne trovi giocatori come lui. Poi giustamente ora stanno viaggiando a ritmi importanti, quindi chi gioca è pure più facile però un giocatore come il piemontese dà forza a tutta la squadra ed è diverso l'impatto.
Il Sassale oggi ha vinto col Boccale, una partita non facile perché visto in Boccale fuori casa ha sempre fatto belle partite, l'abbiamo visto anche ad Isola. Sì, però il Boccale in questo momento è di mercato un po' un cantiere aperto di nuovo perché se è andato via qualcuno, stanno integrando qualcun altro, mentre il Sassale sono ormai 2-3 domeniche che va a punti e quindi credo che abbia preso la marcia giusta per poter raggiungere quell'obiettivo della salvezza. Ma tu pensi che l'obiettivo è la salvezza, quella del sì, assolutamente sì. Del Sassale? Assolutamente sì. Sì? Sì, ah, quindi è quella, no? Sì, perché sì. Magari si parte sempre in quel modo, no. Poi... magari è normale che se vanno a fare bene puntano, però l'obiettivo è la salvezza perché non hanno una squadra organizzata numericamente, quindi se c'è qualche influenza, se c'è qualche infortunio sono rovinati. Hanno perso anche un giocatore come Percopo. Che è andato in Inghilterra a fare il reality, quindi ora sono alla ricerca anche di un calciatore che possa essere un degno sostituto. Diciamo pure che le squadre alte, no? Tipo il Cutro ha ridimensionato tanto, che ha cacciato giocatori importanti, ne ha cacciati tre veramente importanti, uno tra cui Gennaro Porpora, che gli stava facendo la differenza, quindi pure là si capisce che non vogliono, tentano, sono lì una salvezza tranquilla, playoff. Ma anche perché sanno che i playoff sono difficilissimi, quindi alla fine e cercano di risparmiare i punti. Ma difatti quelli sopra hanno tagliato tantissimo. Il Gallico Catona oggi perde a Scalea. Perde la Scalea, perde il secondo posto, adesso è quarto. Ha perso proprio nei minuti di recupero, credo da un minuto dalla fine era in pieno recupero, su un contropiede rapido di un ragazzino, di un under, perché erano stati raggiunti 2-3 minuti prima, sono riusciti a prendere i 3 punti. Però era importante questa partita. Anche se rimane una grossa squadra. Il Gallico Catone sì, sicuramente, però ecco, ormai si è allontanato pure da poter dire posso dare fastidio alla Palmezza. Ma beh, che questo è successo 2 domeniche fa quando è andato a perdere proprio con il punteggio, con quel punteggio strutturata, di 5-1. L'ho sempre detto, strutturata, solo la Vibonese può creare problemi alla Palmezza, per me poi. Bene, diciamo che è tutto. Io intanto, ecco, prima di passare alla promozione, volevo parlare un pochettino pure con il Ciortello per questa sua esperienza. Ecco, per me è una nuova esperienza. Sono onorato di essere entrato a far parte della famiglia del Carpi. In quanto anche in questo momento vola in Serie B con la distanza abbastanza cospicua anche sulle seconde, e quindi per me è un onore in questo momento far parte del Carpi, una società che io ho avuto modo di visitare personalmente, anche perché sono legato di una grande amicizia col direttore sportivo, con Cristiano Giuntoli, una società organizzatissima che io sono andato in parecchie società professionistiche, però il Carpi è organizzato in modo molto culato, molto preciso, e come stavo dicendo prima, ora visto dopo l'elezione di Tavecchio, si è fatta avanti questa proposta che ha fatto Tavecchio insieme allo Tito, da qui a breve saranno introdotte le nuove norme che già sono state diramate, quella di dover formare la prima squadra, la rosa della prima squadra, che dovrà essere formata anche da ragazzi provenienti dal settore giovanile, e quindi il Carpi, memore di tutto ciò, si sta organizzando per poter costruire da qui a 3-4 anni un settore giovanile dove sarà traslocato in prima squadra. Ecco, i campionati giovanili già sono iniziati, cosa c'è in giro? Io ho potuto vedere qualcosa qui nel circondario della provincia di Catanzaro, ancora non ho visto
molte cose. C'è qualche ragazzo interessante, qualche ragazzo che dovrà crescere, ma da quello che dicevo prima ad Umberto Scorrano, ho visto dei ragazzi, ho visto delle società organizzate bene sotto l'aspetto tecnico dei ragazzi e dei loro istruttori nella provincia di Cosenza, dove ci sono dei ragazzini veramente che sono lì lì per poter oggi domani diventare dei calciatori importanti. E intanto i ragazzi, diciamo, catanzaresi sono stati convocati anche nelle varie nazionali, giovanissimi e allievi. Sì, però io voglio toccare un attimino questo argomento, perché io sento, anche perché Catanzaro è la mia città, sono tifoso di questa società, di questa squadra. Io ho detto anche in passato, ho detto che ci si vanta ogni anno di raggiungere le finali, le semifinali, arrivare secondi in classifica, però io credo che l'obiettivo di un settore giovanile professionistico sia quello di poter portare in prima squadra dei ragazzi. Io sono 3 anni che vedo che il Catanzaro arriva alle finali destra e manca, ma non ho visto ancora un ragazzo quest'anno nella prova, anche l'anno scorso dove non si retrocedeva, non c'è stato un ragazzo portato dal settore giovanile in prima squadra, e credo che non servi a nulla lavorare così. Sicuramente, io non è che sto parlando, diciamo, del settore giovanile del Catanzaro, io parlo dei giocatori in generale calabresi, ecco, perché non sono a Catanzaro, non sono a Cosenza, però in tantissime società del nord ci sono tanti ragazzi calabresi. Che militano. Sì, sì, il Carpi ha 2 ragazzi, di cui uno un 98 che è di Roccella, che è nazionale di categoria, nella categoria allievi, Gerace si chiama, e poi in prima squadra c'ha un ragazzo di 3 bisacce, Gatto, che sono lì, che potrebbero da qui a domani essere giocatori titolari di questa squadra. Ecco, lo stesso Celia, che da Catanzaro è andato a Sassuolo. Credo che sia stata una sua fortuna quella di poter essere trasferito in una società dove sta lavorando bene col settore giovanile e dove potrà crescere la sua tecnica e crescere anche sotto l'aspetto come uomo e come calciatore, potrà affinare le sue doti. E Comberto, tu oltre ad essere allenatore del Davoli hai una scuola calcio insieme a Ciccio Esposito, una bella scuola calcio veramente che state portando avanti come struttura. Io ogni domenica che vengo, ogni sabato che vengo a vedere le partite, vedo sempre qualcosa di nuovo nella vostra struttura. Come ragazzi, ecco, quale prospettiva avete? Quanti ragazzi? Quali sono le categorie che seguite di più? Ah, onestamente, le categorie che seguiamo di più, stiamo partendo dai pulcini proprio a cercare di formare i ragazzi, perché noi è da 2 anni che abbiamo questa scuola calcio, stiamo veramente, come dice Orpello Nuccio, vogliamo fare un grosso settore giovanile, un settore giovanile importante dove poi devi viaggiare da solo. Noi vogliamo fare solo settore giovanile, la stiamo sempre rafforzando di più, stiamo facendo un campo in erba sintetica di calcetto per dare la possibilità ai piccoli amici e pulcini di giocare in un campo in sintetico. Nello stesso tempo abbiamo a Davoli Superiore un campo in sintetico a 8, a 9 e poi, come ho detto prima, vogliamo veramente dare un impatto importante e fare un settore giovanile importante. Stiamo seguendo molto dai pulcini, perché dai piccoli amici ancora è presto, però stiamo cominciando a lavorare sulla coordinazione per i piccoli amici pulcini, per cercare di strutturare e avere poi un serbatoio importante dove poter formare questi ragazzi, perché negli anni a Davoli non avevano fatto, c'era poco, invece mo siamo arrivati a un buon numero, però prima di avere dei risultati c'è da lavorare tanto, perché siamo molto, secondo me, in Calabria con il nord siamo veramente dietro. Non puoi presentare un ragazzo su, sono pochi ragazzi che possono, perché c'è da lavorare veramente tanto come settore giovanile, perché secondo me negli altri anni non erano seguiti tanti, non mettevano istruttori preparati in questi settori giovanili, facevano allenare qualunque ed è sbagliato. Bisogna avere gente preparata e lavorare con un certo criterio. Certo, e io a questo punto direi, se la regia è d'accordo, di andare in pubblicità. No.
Ancora pubblicità no. Allora, quindi andiamo avanti e passiamo alla promozione partendo dal girone A, anche qui risultati e classifica. E la 14ª giornata, Davoli Cotronei 0-0, Torretta San Fili 1-1, Trebisaccia Rossanese 1-0, Garibaldina Mantea 0-1, Promo Sport Luzzese 5-0, Rocca Bernarda Filogaso 1-2, Roggiano Juvenilia 1-0, San Lucido Sant'Anna 2-1. Il Trebisaccia a 36, segue Roggiano con 31, Promo Sport 30, Filogaso 24, San Fili 22, Rocca Bernarda 19 insieme al San Lucido, Garibaldina 18 con la Rossanese e la Luzzese, Juvenilia è a 16, Davoli 14, Cotronei e Amantea 12, Sant'Anna 9 e Torretta 8 punti in classifica. Vediamo quindi il servizio sul Davoli Cotronei, un pareggio e poi rientriamo qua in studio con l'intervista a mister Scorrano e i commenti di Mimmo Cosentino. Termina 0-0 tra Davoli e Cotronei. Mister Trapasso, non è stata una bella partita, però è un punto importante per voi su questo campo che sappiamo che è un campo difficile. No, in effetti sì, per noi è stato un punto importante, anche perché venivamo di una settimana un pochettino critica, con 6-7 elementi che erano fuori dalla squadra per il fatto della squalifica. E purtroppo ho dovuto lavorare, ho dovuto prendere 2-3 pedine subito per organizzare un po' questa partita e penso che sono riuscito, anche perché è stata una partita equilibrata, ambe due le squadre, diciamo, il pareggio è più che giusto, anche se noi abbiamo sbagliato un calcio di rigore, loro pure 2-3 azioni l'hanno creato pure sotto porta, ne abbiamo creato pure noi, però alla fine il 0-0 ci sta tutto, ecco, tutto qua. Ecco, adesso il Cotronei sembra che cambi volto con questo mercato, ci saranno degli acquisti nuovi, la squadra cambierà sicuramente per poter risalire alla china. Sì, sicuramente dobbiamo vedere il reparto difensivo dove è stato sempre negativo, dove una squadra è andata sempre in vantaggio e poi magari rischiato di perdere sempre le partite. Trovare un difensore centrale, sicuramente già l'abbiamo già preso, un centrocampista, un uomo d'ordine, fra cui oggi è venuto a mancare pure Amoruso, Bellingere e altri elementi. E niente, poi qualche fuori quota, sistemarlo nei vari reparti. Poi tutto sommato la squadra è buona, perché 2-3 giocatori importanti già ce l'ho. Inserendo con questi 2-3 pedine che dovrebbero arrivare, secondo me dovremmo sistemare bene le cose e cercare di tirarci più presto possibile come abbiamo fatto l'anno scorso. Ecco, l'ho proprio detto l'ultima parola come abbiamo fatto l'anno scorso. Mister Trapasso, l'uomo dei miracoli, che viene chiamato per poter salvare le squadre sempre a campionato inoltrato. No, ma io sono solo rammaricato per il calcio, ho dato tanto però ho ricevuto pochissimo, ho allenato 10 anni di interregionale, ho fatto grossi campionati di terzo, secondo posto in eccellenza con il Cutro pure, però sto ottenendo pochissimo. Ultimamente sì, mi sta succedendo che sto salvando queste squadre, però alla fine sono pure un pochettino rammaricato per il fatto di venire a salvare le squadre a dicembre, a lottare, diventa veramente una fatica nel senso della parola. Gli anni passano e si sentono. Due domeniche fa avevamo lasciato Davide Lombardo alla Serrese, oggi lo ritroviamo qui a Davoli, si è svincolato dalla Serrese, è arrivato a rinforzare la difesa del Davoli. Ha debuttato domenica scorsa a Rossano con una vittoria fuori casa 2-0, ma oggi purtroppo è andata male, anche perché sei stato espulso, e diciamolo pure, forse un'espulsione ingiusta perché il calcio di rigore non c'era, l'arbitro purtroppo ha ritenuto a segnarlo ed ammonirti. No, non ho mai visto sinceramente su una protezione di palla chiamare il fallo contro, in più la munizione. Infatti io sono rimasto a terra perché non capivo cosa avesse chiamato. E io sulla protezione della palla in aria e l'avversario dietro, infatti lui come mi ha tirato io ho cercato di cacciare la palla e ci sono arrivato con la punta, malappena. L'arbitro ha deciso così. 5 minuti prima ha ammonito su un
su un fallo che ci poteva essere, un fallo tattico che avevo fatto, forse aveva preso di mira, non lo so, da quanto ho capito anche altre volte, non penso su questo campo, sempre questo arbitro ha fatto altre, ha commesso questi errori. Speriamo di già domenica prossima, anche se con la mia assenza, di che i miei compagni possono fare bene e vincere di nuovo nuovamente fuori casa, perché servono punti urgentemente per uscire dai bassi fondi. Ecco, andavo in serie, è arrivato tu, è arrivato Fabio e ieri è stato preso anche Morello, che sicuramente sarà dei vostri dalla prossima domenica, anche perché era senza allenamento, oggi non poteva sicuramente scendere in campo. Comunque diciamo che qualcosa si è già aggiustato, diciamo, nella squadra. No, ma il mister, sono stato il primo ad essere contattato, il mister quando mi ha chiamato mi ha appunto detto che volevano cambiare un po' di cose, volevano almeno prendere una persona per reparto. Questa settimana è arrivato Domenico Fabio, Francesco Morello, che abbiamo giocato l'anno scorso insieme, lui era sambiase e purtroppo non è stato tesserato per il fatto che comunque hanno chiuso l'accordo è stato chiuso alle ultime ore, quindi doveva mandare il tesserino in Lega, quindi c'è stato un po' di ritardo e purtroppo non è stato potuto stare, che oggi secondo me poteva darci una mano lì davanti. Ecco, oggi forse doveva essere la partita del rilancio, quella che poteva il Davoli uscire fuori dalla zona play-out, invece non c'è riuscita con questo pareggio, ha trovato davanti un Cotronei che è riuscito ad imbrigliarvi e non, diciamo, a non farvi fare gioco, perché gioco non ce n'è stato. Sì, loro sono arrivati decimati, diciamo, possiamo dire, anche se dietro erano messi bene, appunto perché erano decimati loro stavano comunque tutti dietro la palla, abbiamo cercato di giocare, abbiamo creato qualche azione, però non siamo riusciti a mettere la palla sotto in rete, anche con l'azione di Niang sotto po' sulla linea, clamorosamente ha sbagliato. Purtroppo questa appunto era una partita di rilancio, perché comunque in casa loro era uno scontro diretto pure, però loro, consapevoli delle loro assenze, sono chiusi bene. E alla fine ci stava per succedere la beffa del calcio di rigore? Sì, per mia fortuna e dei miei compagni è andata così, ringrazio Galeano pubblicamente. E quindi, mister Scorrano, un pareggio, mi dispiace questo, anche perché, voglio dire, in ogni caso la squadra è stata rinforzata e comunque le prospettive per poter vincere in casa c'erano. La squadra è stata rinforzata, però avevamo assenze per noi importanti. Non è che ci piangiamo sempre diversamente, perché a me mi mancavano in attacco, io ho giocato con 2,96, Niang, che è un buon giocatore, è importante, però non è uno dove tu puoi, è un esterno, questo è adattato attaccante. Mi mancava Crispino, che aveva 2 giornate, Gregorace, che è stato influenzato con la bronchite, quindi non ha potuto far parte del gruppo, Ruggero, che è tenuto fermo perché è un giocatore importantissimo, Ruggero, ed è fermo. Quindi sinceramente abbiamo dovuto adattare il giocatore, ho giocato con 2,96 attaccanti pure io, un Mercurio che era alla seconda partita di campionato che ha fatto, non puoi dare il peso, quindi ho affrontato questa partita importante contro una squadra che si è venuta a chiudere, giustamente, dalle assenze, però avevano preso pure 2 giocatori, sinceramente dei titolari ieri mancavano 4, dei titolari importanti del Cotronei. Però onestamente è una buona squadra, allenata da un buon allenatore, preparato, organizzato. Io gliel'avevo preparata, sapevo come venivano loro, che si buttavano dietro la linea della palla per cercare di portarsi il pareggio, che ci avrebbero creato parecchi problemi, e non farci giocare. E non è facile in un campo come Davoli, che comunque è piccolo, è facile difendersi. Poi io con i giocatori che ho lì davanti, con Niang, uno che attacca bene la profondità, se non gli dai profondità è uno come a lui, non abbiamo la possibilità di via di uscita in questo momento. Però onestamente
ha detto siamo andati ai ripari, abbiamo preso tre giocatori importanti, ho preso Fabio che è un giocatore che secondo me in queste categorie fa la differenza, l'ho visto ieri già come si abbassava. A proposito di questo, è chiusa la campagna acquisti o serve ancora qualcosa? No, noi onestamente non è chiuso niente, noi abbiamo preso tre giocatori, uno per reparto, Davide Lombardo, Fabio e Morello ultimamente, però stiamo puntando se riusciamo a trovare qualche altro giocatore importante che ci possa dare una mano. Non è facile, però siamo con gli occhi ben aperti. Ora come ora abbiamo preso tre giocatori importanti ed va bene così, però vediamo tra quelli svincolati, non è che ci vogliamo fermare, perché l'obiettivo è riuscire ad uscirne in una salvezza tranquilla. La squadra c'è, la società c'è, quindi siamo consapevoli. Giustamente arrivano arbitri, una terna del genere, che già la seconda volta con i guardalinee che rovinano una partita tranquilla, è sbagliato. Difatti io ho parlato già con la società a chiedere un confronto con Archenà, perché non è possibile. Quando viene sempre questa terna, soprattutto quelli di Taurianova, ve lo dico pubblicamente, soprattutto il guardalinee, quel guardalinee lì a noi ci ha rovinato. Vedere un guardalino, un collaboratore dell'arbitro, gridare all'arbitro, cioè per farsi sentire, perché alza, è brutto, insomma, solo a Davoli sto vedendo, veramente. Ma io pubblicamente, domani noi manderemo un fax in federazione, ho già parlato con in federazione, manderemo un fax dove noi vogliamo il confronto con Archinà, perché io non voglio più questo guardaline che venga a Rosarno. Se no non scendiamo in campo, perché questo guardalino è impossibile, ce l'ha fatto con la Garibaldina, faceva lui, faceva l'arbitro. Domenica l'arbitro ad un metro ci dà il fallo laterale a noi, lui a 45 metri di distanza gli dà il fallo laterale a loro. E non c'è niente, sono presuntuosi, arroganti, questo qua è proprio squallido, quindi io andrò a dirlo. Ha toccato un argomento abbastanza, cioè mi tocca perché come sa benissimo Umberto, sì, ho fatto tantissimi anni l'arbitro. E quindi io giorni fa in Lega parlavo con un dirigente di una società e dicevo proprio questo discorso qua, non è tanto il fatto, perché tu puoi anche sbagliare come arbitro, puoi sbagliare una valutazione, un fuorigioco, e il discorso è che sono 2 o 3 anni che io vedo nei campi arbitri e collaboratori un po'... non all'altezza tecnica, perché quasi si sbaglia tutti, come un attaccante può sbagliare un rigore o un gol davanti alla porta a porta vuota, anche l'arbitro può sbagliare, ma qui loro vengono un pochettino, scendono nei campi con una presunzione e non l'educazione sportiva che dovrebbero avere nei confronti dell'allenatore, dei dirigenti, dei calciatori, e questo è un fatto gravissimo, perché non per caso oggi come oggi non abbiamo nessuno a livello professionistico come arbitro o come guardaline, non abbiamo nessuno perché qua in Calabria sono 2 o 3 anni che si lavora malissimo con gli arbitri, cioè ci si manda allo sbando, e se vai a parlare con i dirigenti dicono ma noi già facciamo fatica a designare gli arbitri perché non ce ne stanno. Non è così, il discorso è un altro, il discorso è che bisogna puntare sul discorso che loro devono avere rispetto dei dirigenti e i dirigenti avranno rispetto di loro. Questo è il discorso. Noi penso che li trattiamo molto bene, non è che vengono lì che li minacciamo, anzi, onestamente è un ambiente molto tranquillo, finisce la partita, te ne vai, arbitri in maniera tranquilla, non c'è quella pressione, onestamente tu vieni e con quell'aria da presuntuoso ed arrogante è sbagliato. Poi, come dici tu, puoi sbagliare, è giusto che sbagliano, perché tutti sbagliamo, però non è possibile. Torniamo al campionato. Umberto, Trebisacci continua a vincere, ha vinto anche il Roggiano, non è stata una partita tanto facile per Roggiano, si trova là cercando sempre di poterlo raggiungere, ma a questo punto il Trebisacci sta dimostrando che non è una squadra che molla, mentre ecco, quella che sta avendo proprio continuità, un'ottima continuità è la Promo Sport, ma diciamo che, ecco, che quelle 5, quelle 6 squadre che ci sono là,
di sopra stanno facendo tutti e sei un buon campionato, anche fino al San Fili, che è l'ultimo posto della zona playoff. Guarda che a me, onestamente, devo essere onesto, quello che a me è piaciuto veramente pure come squadra è Filocaso, squadra organizzata, squadra che è combattente, che lottano su tutti i palloni, dove ha un Fanelli che è un giocatore importante lì davanti, che fa il reparto da solo. Ed è una squadra molto organizzata e si vede che c'è la mano dell'allenatore là a Filocaso. Però la Promosport, non escludiamo la Promosport, no, perché la Promosport mo' si sta muovendo pure sul mercato per gli altri due giocatori. Quindi vogliono, io ho parlato con Viterbo, loro ci credono e vogliono puntare alla vittoria del campionato. Il Trebisacce lì davanti, secondo me, è la squadra più forte in attacco a giocatori importanti. So che stanno pure loro cercando altre pedine, però numericamente Trebisacce, Promosport, chi sono lì sopra sono tutte contate, quindi bisogna vedere. Il Roggiano non hanno una rosa molto ampia alle spalle, quindi bisogna vedere a lungo andare chi regge più a livello di infortuni. Questo è il problema, perché io ho parlato con tutti, con Pacino della Trebisacce, e mi ha detto: beh, noi per prendere i giocatori dobbiamo cacciare. Non pensare che noi prendiamo giocatori e che investiamo, no, dobbiamo cacciare qualcuno. Ma se è andato pure Buongiorno l'attaccante, devono prendere un altro attaccante e non riescono a trovare niente, perché in giro c'è poco. Io l'altra volta abbiamo parlato qui che c'era Del Roggiano, il direttore, ci ha detto la stessa cosa, il direttore generale del Roggiano, ha detto: noi numericamente quelli siamo. Abbiamo 8 giocatori grandi, ragazzini, poi non abbiamo una rosa ampia alle spalle. La verità è questa. E la Juvenilia invece, con la Juvenilia in caduta libera, adesso si trova proprio a ridosso della zona play-out, quella Juvenilia che all'inizio si pensava che potesse dare fastidio alle squadre. Anche io non ci ho mai creduto, perché ho sempre creduto principalmente nel Roggiano più del Bisacce. Ma la Juvenilia è una squadra nata da un anno, nel senso che l'anno scorso ha vinto il campionato, è stata rifondata quasi tutta, hanno tenuto pochi giocatori, ho parlato con i dirigenti, un ambiente tranquillissimo, con persone molto serie, però loro mi hanno detto che l'obiettivo è la salvezza, loro è nato tutto, si sono trovati lì sopra, hanno preso qualche pedino importante tipo Nigro e qualche altro giocatore, però ha detto: noi ci dobbiamo salvare. Non abbiamo la possibilità di poter fare campionati. L'anno scorso ci siamo trovati a vincere il campionato, però noi possiamo, l'obiettivo nostro è una salvezza tranquilla, se riusciamo. Oggi la Luzzese ha perso 5-0, domenica c'è Luzzese-Davoli. La Luzzese è una squadra di categoria, c'è un presidente di categoria, te lo dico perché lo conosco, lo conosciamo tutti. Liraggi, che è un tipo vulcanico, brava persona, però quando nel campo non conosce nessuno, perché è mezzo bandito. L'anno scorso noi abbiamo avuto, parlo così perché io lo conosco molto bene, è una squadra da play-out, salvezza, questo qua, gli stanno uscendo delle partite importanti, sempre in un ambiente in casa, stanno facendo parecchi punti in casa importanti, però detto, questo è un campionato molto bello, perché te lo vai a giocare tranquillamente ed è molto equilibrato, a differenza degli altri anni dove c'erano tipo il Cutro, Trebisacce, altre squadre che avevano fatto veramente investito tanto, invece adesso è tutto livellato. Perciò io credo sempre in una salvezza tranquilla, perché però mettendoci più determinazione, più voglia nel voler vincere le partite, perché sono le motivazioni che fanno la differenza in questi campionati. Il San Lucido invece, l'hai visto anche qui, il San Lucido riesce a mantenersi più o meno. Sì, però onestamente io lì ho parlato proprio con dei dirigenti e c'è una situazione molto critica. È una squadra fatta di ragazzi, dice che non gli si è avvicinato nessuno, quindi lì forse stanno andando avanti solo questi ragazzi, stanno mantenendo in alto il nome del San Lucido, proprio questi ragazzi del posto, che sono quasi tutti del posto, De Luca, che non vanno neanche ad allenarsi tante volte e poi si ritrovano e giocano, lo fanno neanche per una questione economica. Sono del posto, stanno giocando così per dare una mano al paese, però cioè, là non hanno solidità, non hanno niente, c'è una situazione molto critica.
Quindi per domenica pensi che ti possa rientrare qualcuno degli infortunati? No, perché purtroppo degli infortunati io spero di recuperare Gregoraci, spero, perché lui è da 10 giorni che ha una bronchite, però non so neanche in che stato lo recupero, perché con antibiotici pesanti. Non so neanche se lo posso. Mi manca Procopio, che era in diffida, sicuramente salterà pure lui. Manca Davide Lombardo, manca Crispino. Devo vedere, non è che mo mi faccio la testa, no, ho preso a Morello, quindi c'è da lavorare tanto, ma io sono. Può essere pure che in settimana possa arrivare qualcuno, non lo so, mo vediamo. Passiamo quindi al girone B. Anche qui vediamo i risultati e la classifica. E intanto ricordiamo ai telespettatori che noi stasera sosteniamo Telethon come molte trasmissioni e mandate un sms del costo di 2 euro al 45501. È una speranza importante perché si combattono le malattie genetiche, si cerca di dare speranza a molti bambini e a molte persone che purtroppo sono affette da queste malattie che colpiscono poi il DNA, quindi da piccolissimi insomma si soffre. Abbiamo visto qualche esempio, no Mimmo? Noi siamo stati anche ad alcune manifestazioni e veramente la ricerca è importante, ha fatto passi da gigante, li fa e li continuerà a fare anche grazie al nostro e al vostro aiuto. Quindi mettetevi tutti pronti con i cellulari e inviate questi sms, oltre che inviarli al 339-483-7967, al nostro numero di sms. E quindi andiamo con il girone B, sempre di promozione: Bagnarese Villese 2-0, Bianco Aurora Reggio 0-3, Reggio Mediterranea Eliese 4-1, San Giuseppe Cittanovese 2-1, Soriano Serrese 1-0, Caolonia Locri 0-2, Marina Gioiosa Rizziconi 0-0, Polissena Gioiosa Ionica 0-1. Con la Cittanovese a 33 punti, segue il Locri con 27 insieme al Soriano, San Giuseppe 26, Reggio Mediterranea 25, Villese e Deliese 24, Bagnarese 21, Serrese e Aurora Reggio 19, Marina di Gioiosa 18, Caolonia 16, Rizziconi 12, Polissena 10 e Gioiosa Ionica 7, il Bianco è a meno 2 in classifica. Ecco, intanto diciamo che sì, è la partita del Bianco, quel 3-0, quel 0-3 non è il risultato diciamo sul campo, ma il Bianco anche questa settimana non si è presentata, ecco quello che dicevamo domenica scorsa, sicuramente non si presenterà anche nella prossima gara e quindi poi ci sarà diciamo tutto da rifare classifica, ma secondo me non si muove perché non ha vinto neanche una partita, quindi non è soltanto che poi ci sarà la squadra che riposerà nel girone di ritorno. Intanto perde la seconda partita la Cittanovese. La Cittanovese, dove oggi a Reggio veramente questo San Giuseppe, anche se San Giuseppe sappiamo che sono giocatori, giocatori importanti, giocatori importantissimi, però ecco, perde terreno perché piano piano i punti diminuiscono, però secondo me se lo può permettere. Poi ultimamente anche nel mercato, in questo mercato non si è accontentato della squadra che aveva, ma ha preso ancora giocatori importanti. Sì, io ho parlato con Natino, ci sentiamo sempre, lui mi ha detto temeva questa partita perché sapevano che questa è una squadra scorbutica, una buona squadra, e loro hanno qualche problema, gli mancava pure Papaleo e Varrà, non so se ha giocato Natino perché so che avevano dei problemi, erano infortunati, Papaleo si era stirato quindi non stava neanche giocando, guarda caso da quando Papaleo è fermo lì non stanno vincendo più. Stanno segnando pure poco. Loro temevano sta partita, però onestamente, come dici tu Mimmo, la squadra più organizzata, più forte sono loro. Poi, anche se il Locri trasportato dal pubblico, e non bisogna escludere che la Locri la differenza lo fanno i tifosi, che fuori casa vanno su tutte le partite. Hanno fatto innesti carrozza e femmina, due giocatori importanti, quindi la squadra è lì, è una squadra
di amici molto, molto unita, quindi ha un allenatore proprio preparato in Locri, Silvano, e ha una piazza alle spalle che li sorregge tantissimo. E fino ad oggi Nuccio era l'unica squadra che aveva battuto la Cittanovese, era stata soltanto il Locri. Sì. Quindi la dice lunga, diciamo, questo Locri che sta andando benissimo. Sta andando sì, benissimo. Chiaramente è quello che il mercato che ha fatto in entrata in questa settimana la dice chiaramente, che gli intenti sono quelli di stare lassù e tentare anche di vincere, anche se credo che è un Cittanovese, però esatto, però ci sono quei playoff. I playoff non sono come quelli dell'eccellenza, questi sono, sì, sono diversi. Beh, ci auguriamo sempre, parlando di playoff, che si possano salvare le squadre calabresi, in modo che ci siano poi i posti liberi. E cioè, ecco, sto dicendo il Soriano, che sta facendo veramente un buon campionato, ma diciamo che c'ha pure quel numero uno, quel piccolo, che sì, è una sicurezza tra i pali. Poi è andato pure Iorfida, il nostro è andato lì a Soriano, quindi è una squadra importante, hanno fatto una vittoria importante contro la Serrese, anche se la Serrese so che hanno ridimensionato totalmente, quindi questo dico, in questo girone una vittoria importante l'ha fatto pure il Gioiosa Ionica con Ciccio Esposito, che ha fatto una grande vittoria. Ma oggi ha cambiato tantissimo, sì, Gioiosa, sì, è cambiato tantissimo in questo mercato. Beh, era risaputo, perché sì, altrimenti in quelle condizioni Esposito non sarebbe andato, se la società non avesse assicurato, diciamo, sì, il cambiamento della domenica squadra. Credo che abbia il derby il Gioiosa, domenica è una... Vabbè, questo no, partite aperte a qualsiasi risultato. Però loro stanno giocando in casa in campo neutro. Il problema, sì, è questo, è la pecca che gli stanno facendo il campo. Quindi loro non hanno una struttura loro. Mi diceva Ciccio che il problema è che loro vanno e si allenano a Mammola, a Colonia, dove trovano il campo. Questa è la rovina. Ed è in quel girone, lo sappiamo, che è importante poter giocare su questo terreno, anche per il fattore ambientale. La stessa cosa è successo a Maria di Gioiosa, che a giocare sempre a Locri, cioè, quindi quando non c'hai il tuo pubblico che ti sostiene, che ti dà una mano, non è facile poter fare il risultato. È così. Mentre invece questo Reggio Mediterraneo, che piano piano, hai visto il Reggio Mediterraneo, che sembrava all'inizio non dovesse fare quella cavalcata che ha fatto sempre tutti gli anni, adesso invece si trova là a lottare ancora per i primi posti. Il Reggio Mediterraneo ha un grande settore giovanile, uno forse dei migliori che c'è a Reggio, io non so se Orpello, loro lavorano molto bene col settore giovanile e hanno giocatori giovani e molto forti, quindi loro potrebbero non avere tanta continuità, nel senso, come squadra avranno alti e bassi, perché puntano molto sui loro ragazzi. Però secondo me, io dall'anno scorso, che da 2-3 anni che sono in questi campionati, li seguo, è una delle società più organizzate come settore giovanile e avranno sempre grossi risultati, perché se trovano innesti giusti e vogliono veramente, tocca a loro decidere se veramente vogliono puntare a un qualcosa di importante. Secondo me non sono neanche tanto convinti che vogliono rimanere in queste categorie, secondo il mio punto di vista, perché loro con i fuoriquota che hanno, con degli innesti importanti, potrebbero fare bene. Invece quell'altra società che non ha proprio quella continuità è la Bagnarese, pur trovandosi, diciamo, lì a ridosso dalla zona playoff, oggi ha battuto la Villese, che sappiamo che la Villese era, adesso stava facendo veramente bei risultati, però ecco, magari ti vince una partita importante come questa e poi ti perdi i punti con... Ma queste sono squadre di categoria, che gli sta bene questa categoria. Poi Bagnaro è un campo difficile, non è un campo facile, non è facile giocare quindi poi è un campo, è seguito pure da parecchi tifosi, è un campo non facile, alternano tantissimo alti e bassi, hanno pure là ridimensionato, non hanno, quindi l'obiettivo è questo sempre, è inutile. Bene, passiamo quindi alla prima categoria. No, infatti io vorrei mandare la pubblicità, però non so la regia che cosa è. Pubblicità, bene, andiamo in pubblicità.
Ricevitoria Gerace, a Montepone-Lipo. Da noi puoi giocare Superena 8, Totogol, Totocalcio, Tris Giornaliere e Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Lido. Su di noi puoi scommetterci. Palestra, TV, stadio, telefonia, internet. Gli abbonamenti aiutano a vivere meglio e con semplicità. Ma avresti mai pensato di poterti abbonare anche alla serenità? Da oggi è possibile. Ti presento Allianz One, un'idea rivoluzionaria per assicurare serenità a te e la tua famiglia. Com'è possibile? Seguimi. Siamo abituati ad affrontare da soli gli imprevisti e gli incidenti che possono accadere nella vita di tutti i giorni, perché le loro conseguenze di solito sono gestibili. Ma saresti in grado di affrontare anche gli eventi più gravi, quelli che sono in grado di minacciare seriamente il tuo futuro e quello della tua famiglia. Per questo è nata Allianz One, una protezione per i rischi più gravi. Un aiuto importante quando serve davvero. Tutte le coperture che desideri in un unico contratto, che puoi configurare con estrema facilità. Ecco come. Puoi proteggere le persone che ami, la tua casa e anche i rischi collegati agli spostamenti in auto, scegliendo tra i 13 moduli a disposizione, che puoi selezionare in base alle tue esigenze e al tuo budget di spesa. Basta trascinarli dentro o fuori dal cerchio. Così. Automaticamente vedrai visualizzato il prezzo della soluzione che hai scelto. Tutto su misura per te. Ricordati, per essere sereno con Allianz One, basta una piccola spesa mensile. Un abbonamento per la tua serenità, questo è Allianz One. Agenzia Allianz di Soverato, in corso Umberto I 286, telefono 0967 21 415. Arrivare da voi. Ciao a tutti. Ed eccoci rientrati con Domenica Gol. Siamo arrivati alla prima categoria e anche qui guardiamo i risultati e la classifica del girone A. È la 13ª giornata, Fiume Freddo Carianti 3-1, Gepino Netti Cassano 3-1, Mirto Crosia Bruzium Cosenza 0-1, Olimpic Acri Belvedere 0-0, Real San Marco Sofiota 1-0, Sant'Agata Cerzetto 3-1, Terranova Schiavonea 2-6 e Casali Presilani Crosia 3-1. L'Olimpic Acri a 30, Schiavonea e Carianti 29, Sant'Agata 25, Bruzium Cosenza 23, Sofiota e Casali Presilani 18, Belvedere e Fiume Freddo 17, Cerzetto 16, Real San Marco 14, Cassano 13, Mirto Crosia e Crosia 12, Gepino Netti 11 e Terranova 3 punti in classifica. E si è fermato il Carianti, ma proprio con quel Fiume Freddo che io qualche settimana fa mi ero meravigliato come non riusciva ad andare avanti, un Fiume Freddo che lo scorso anno ha fatto un bel campionato, sempre diciamo in alta classifica, e oggi è riuscito a battere il Carianti, quel Carianti che poteva approfittarne
per restare sempre lì al primo posto. E domenica c'è una partita importantissima, perché mi pare che ci sia Schiavonea Cariati, quindi una delle due, oppure potrebbero anche in un pareggio restare là, e potrebbe riapprofittarne di nuovo l'Acri per portarsi avanti, quell'Acri che sapevamo era 5-6 punti, 7 punti di vantaggio sulla seconda, piano piano poi ha avuto qualche battuta d'arresto e adesso si trova là a dover lottare con queste altre due squadre, che secondo me il campionato se lo giocheranno proprio queste tre squadre, Olympic Acri, Schiavonea e Cariati. Questo secondo me lo faranno, sarà fino alla fine. Bene, passiamo al girone B. Minieri King Real Cerva 2-1, Torre Melissa Papanice 4-1, Petronare Al Catanzaro 0-0, Real Botro Chiaravalle 4-2, Scandale Silana 0-2, Badolato Taverna 1-3, Staletti Casabuona 1-1 e Mesoraca Botricello 0-4. Taverna è a 31, Silana 29 insieme a Minieri King, Casabuona 27 con il Botricello, il Badolato è 22, Real Cerva 19, Saletti e Papanice 17, Real Botro 16, Torre Melissa e Scandale 13, Real Catanzaro 12, Petrona 9, Mesoraca 5, Chiaravalle 4 punti in classifica. Il Taverna ormai è inarrestabile, Mimmo. Ma il Taverna continua a vincere finché ci riesce, buon per loro. Con una tripletta di Giglio. Con una tripletta di Giglio, beh, Giglio. E Scorrano si starà mangiando le mani praticamente. Scorrano, vabbè, cose che succedono nel calcio. Però ecco, quello che sta andando bene, oltre a queste, è la Miniere King, come ne parlavamo durante l'intervallo con Nuccio Orpello, diciamo, veramente. La sorpresa di questo girone è la Miniere King, che credo che sia imbattuta in questo campionato. Insieme al Taverna, mi pare. Insieme al Taverna, anche se là per la vetta la lotta è dura, ma credo che alla fine, anche se non vorrei che mi dispiace dirlo, il mio amico Tommaso Folino, però vedo attrezzatissima la Silana, che oramai è risalita, anche perché ha fatto degli calciatori in ingresso questa settimana, che gli daranno sicuramente quello che mancava fino ad oggi. Sì, giocatori di categoria superiore, ma non giocatori di categoria superiore che diciamo vanno per svernare, ma no. Sono giocatori veramente ancora giocatori importanti che ancora possono. Poi alla guida il mister è uno navigato, sa come gestire questi calciatori e quindi a meno che il Taverna oramai sia così, farà anche loro, se faranno qualcosa di ingresso. L'entusiasmo ti porta a fare, sì. Tengo a sottolineare che ci sono 5 undicesimi di un famoso Sersale che vinse il campionato di promozione in quella squadra. Quindi, ma il mister è una persona preparatissima, una persona. E poi fanno del bel gioco, veramente del bel gioco, il gioco di squadra. Anche io se l'ultima volta che ho visto il Taverna, l'ho visto contro la Minieri King, non mi ha dato nessuna impressione che fosse una squadra da vertice. Però vedi, sono partiti. Parlano chiaro i risultati che ha ogni domenica. E sarà dura per gli altri che ora inseguono. Queste con la Minieri King sono partite che magari alla vigilia si temono, perché sono squadre diciamo che stanno dando fastidio alle altre squadre pure diciamo importanti, alle squadre che lottano per la stessa Silana, e quindi il risultato, magari il bel gioco non viene, però vanno per il risultato, magari per non prenderle e per portare a casa qualche punto. Scorrano, è questa la sintesi? Sì, come stai dicendo. Non è facile giocare comunque con queste squadre qua. Non è facile, perché però torniamo al discorso che come secondo me una squadra importante che uscirà è la Silana, perché ha proprio, proprio l'impatto, ambiente, società, tutto quanto, vogliono veramente risalire, là c'è un programma alle spalle importante, non c'è un programma solo per salire in promozione.
lì hanno ristrutturato un programma importante e hanno confermato gli ultimi acquisti che hanno fatto, questo importante. Beh, poi può essere che il Taverna, come dice pure Orpello, là sono abituati comunque a vincere il campionato, hanno vinto già un campionato, 5 undicesimi. Ma il Taverna, guarda, quindi può essere pure che. Però i programmi del Taverna, come sono partiti, sono quelli. No, non quelli della Salvezza. Sono quelli di esatto, quello di disputare i playoff. Perché l'anno scorso l'avevano centrato, però per la differenza della differenza dei punti non li hanno potuto giocare. Anche dobbiamo dire chiaramente che il Taverna nello scontro diretto ha avuto a San Giovanni in Fiore hanno pareggiato, ora al ritorno ce l'ha Marca Sabona, non ha detto niente, però King con però come dicevamo prima, così facevamo la battuta, ha un giglio in più che questo potrebbe essere determinante in questo campionato. Quando tu trovi un giocatore, un attaccante che magari quando c'ha la palla la mette dentro, e quello è l'importante, l'attaccante è quello. È un giocatore che in questo momento sta girando a 2-3 gol a partita, quindi in questo momento è lui quello che sta determinando questa classifica del Taverna. Ma poi c'è, tanto per dire, un Cosentino che è un giocatore di prima categoria. È il girone di ritorno. Questo incomincia il campionato e qua torniamo sempre, non per dire le stesse cose, torniamo sempre il problema degli infortunati, sperando che non ci siano problemi a livello di infortuni. Il Taverna oggi ha vinto a Badolato, sappiamo che il Badolato oggi si presentava in campo senza portiere. Oggi si presentava questo, ho parlato tutta la settimana con il portiere Badolato, con Ettore, mi diceva proprio questo: noi siamo combinati male che non abbiamo un portiere, sono solo io, mi ero stata squalifica, non me l'aspettavano, stavano vedendo se riuscivano a trovare qualche portiere svincolato, perché sono stati spiazzati pure da dei giustamente loro partivano già con un handicap, allora questa partita di Petronà mi sembra quella è stata che hanno avuto tutti quei problemi, li ha penalizzati tantissimo. Ed è un peccato perché Badolato stava facendo veramente bene, si stava riprendendo. Però. Mentre lo Stoletti pareggia in casa, però un buon pareggio, un buon punto contro un Casabona che di lotta per la vittoria finale, quindi vuol dire che lo Stoletti è in netta ripresa, adesso si è piazzata molto bene, il lavoro di Alessandro Pisano si sta vedendo. Abbiamo fatto pure un amichevole con lo Stoletti, giocano bene, sono organizzati, li sta facendo, poi Alessandro è preparato, gli sta facendo crescere bene i giocatori, ci abbiamo fatto un amichevole e tentano sempre di giocare, si vede che c'è la mano dell'allenatore lì a Stoletti. Leggevo un messaggio arrivato da Roggiano che diceva che la società ha fatto male a togliere l'allenatore Umberto. È andato via Perrelli? Non lo sapevo io. Quando è andato via Perrelli? SMS che ci manda un telespettatore. Dice che hanno fatto male a mandare via l'allenatore, non so, quindi... Perrelli era dall'inizio, sempre Perrelli. Era dall'inizio, sempre lui. Quindi, però così dice il... No, non lo sapevo, se è andato via è un peccato, perché Perrelli è un allenatore, è un allenatore giovane, preparato, stavano facendo bene. Torniamo sempre al discorso che lì non si puntava a vincere, cioè si puntava a vincere il campionato, però alla fine sempre con gente del posto. Non è che andavano ad investire più di tanto, non è che là hanno investito tanto a Roggiano. E comunque i risultati ieri stava, poi non so se ci sono stati qualche problema fra di loro, però onestamente io conosco Perrelli, abbiamo fatto il corso da allenatore, lo conosco come ragazzo, come giocatore, comunque era già un allenatore in campo quando giocava. Adesso vediamo non si tratti di un discorso tecnico, perché alla fine sono a 6 punti, la Promosport 6 punti, loro sono a 4 punti mi sembra, 4 punti. Vedremo, poi sarà successo qualche problema. Vabbè, in ogni caso chi volesse si può mettere in contatto con noi al numero di telefono, anche se un altro telespettatore scrive che ci sono dei problemi di linea, però può succedere, ci stiamo provando a chiamare, non riusciamo a prendere la linea, magari abbiamo i telefoni intasati, succede, non vi preoccupate, grazie naturalmente dell'affetto che ci dimostrate ogni domenica, no? Perché volersi mettere in contatto con noi ci rende orgogliosi.
Tutto per questa promozione, o c'è qualcos'altro da dire no, per questo girone B? Si lamentavano, ecco, da Badovato, dicendo che oggi l'arbitro ha regalato la partita al Noi Tavernico. Non c'eravamo, quindi noi non possiamo dire. Noi crediamo a quello che dice il telespettatore, però se c'eravamo non possiamo commentarla, potevamo, certo. Potevamo dire se era vero o non era vero. Giusto, giusto. È giusto. Ecco, esatto. Il Loggiano ha sbagliato a esonerare l'allenatore. La squadra andava bene, peccato. È un grande bocca al lupo a mister Perrelli, quindi non c'è più Perrelli, o no? Persona seria e allenatore. Ma sono le stranezze preparato. Del calcio. Ma non sappiamo, comunque. I tifosi del Reggiano. I tifosi del Reggiano sono. Peccato, perché dimostra molto solidali con mister Perrelli, poca sì. maturità in una società che in questi anni è sempre stata la sua via a lottare per vincere. E infatti dicono è un grande allenatore, non meritava le suonero. Questa è una cosa che dispiace quando si vedono queste cose qua. Bene. Certamente sì. Passiamo al girone C, sempre di prima categoria. Pianecrati Borgia 5-3, Pianopoli Aprigliano 3-2, Rombiolese Fronti 2-2, San Calogero Marina di Nicotera 1-0, Terina San Gregorio 2-2, Euro Girifalco Parenti 1-2, Laureanese Vaida 4-1 e Nicotera Filadelfia 2-1. La Laureanese 34, Parenti 33, Rombiolese 26, San Calogero 23, Borgia 22, Euro Girifalco e Aprigliano 20, Fronti 19, Maida 17, Terina e Pianecrati 14, Nicotera 13, San Gregorio e Marina di Nicotera 12, Pianopoli 7 e Filadelfia 5 punti in classifica. Continua la lotta con l'Auronese e Parenti, col Parenti che oggi è andato a vincere a Girifalco, perde anche il Borgia, le due squadre del nostro commensorio oggi hanno perso tutte e due. Il Borgia che dopo quella famosa partita della persa a tavolino e le punti di penalizzazione pare che stia proprio uscendo fuori anche dalla zona playoff. Ci sono squadre come l'Aprigliano che è là pronta per poter acciuffarla, però sono sicuro che mister Gemelli riuscirà a riprenderla bene la squadra, o molto probabilmente sta pensando alla finale di Coppa Calabria, però io credo più che sia importante un campionato che un campionato con una coppa. Vediamo chi abbiamo al telefono, perché abbiamo una telefonata in linea. Scusami se ti interrompo, Mimmo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Allora, sono la signora Rotondo, sto chiamando da Catanzaro. Signora, buonasera e benvenuta a Domenica Gol e tanti in bocca al lupo per Giuseppe, che sappiamo che è in Inghilterra anche lui, insieme a Piscopo. A Percopo. Sì, a Percopo. Sì, è tutto vero quello che avete detto. Comunque io ho chiamato per ringraziarvi tanto. Per il fatto che avete giusto nominato Giuseppe, volevo fare un grosso saluto agli ospiti che avete in studio, che conoscono perfettamente mio figlio. Perdoni se la interrompo, se abbassa leggermente il volume della televisione, perché sennò non riusciamo a sentirla bene. Sì, scusatemi. Sì, prego, faccia. È una signora che ci segue con tanto affetto. Sì, va bene. Sì, prego signora. Allora, vi stavo dicendo, volevo salutare gli amici che sono in studio, nonché il signor Mimmo Cosentino. Buonasera. I signori che conoscono bene Giuseppe, il signor Ortello, il mister Scorrano. Buonasera, mister. Buonasera. Bene, questa esperienza del Giuseppe. Io sono emozionata. Volevo ringraziarvi per questo, lasciarvi un buon Natale. L'ultima cosa, un saluto grande alla società del Rocca Bernarda, veramente una società seria, veramente, lo dico così senza ipocrisie. Complimenti e un grosso in bocca al lupo al Rocca Bernarda. E in bocca al lupo a Giuseppe, che merita tutto ciò che sta accadendo intorno a lui.
No, la signora ha chiuso perché era emozionata, ma sicuramente avrà sentito. Allora, ringraziamo la signora per questo intervento e facciamo gli auguri anche certo, a lei di Buon Natale e di buone feste, assolutamente sì. Quindi torniamo a noi, stavi parlando di questo girone di prima categoria. Sì, ma dicevo ecco, che il Borgia non vorrei che pensasse alla finale di Coppa, deve pensare prima al campionato e poi la Coppa, perché la Coppa è solo un oggetto che resta là e magari un segno, diciamo, nell'album delle Coppe. Però è accaduto qualcosa, perché fino a tre domeniche fa il Borgia era una di quelle società che lassù dava fastidio a tutti. Ma dopo, te lo dicevo, dopo la faccenda abbiamo giocato con dei ragazzi del Borgia, della scuola a calcio, con i giovanissimi, c'erano dei dirigenti che mi dicevano proprio questo, che dopo questo che è successo è stata una mazzata per loro. Giustamente, capito, però, tra squalifiche che hanno avuto, mi sa che hanno avuto pure parecchie squalifiche, quindi cioè, loro non è facile. Anche perché loro, la Borgia si è sempre parlato di un ambiente caldo, però negli anni poi avevano cambiato, cioè, si era cambiato a livello di mentalità e di cose, giustamente adesso si ritrovano sempre con questa etichetta, penso io, no? Una società che comunque stava ristrutturando tutto, cambiando tutta la mentalità, ha investito. No, ma oggi Borgia è un trauma. Ha soltanto un pubblico caloroso che incita la squadra, ma non che perché quello che è successo non è stato da parte di qualche spettatore. No, io parlo io parlo moralmente pure per i dirigenti, sarà stato pure sconfortante. Questo sto dicendo, però devono essere bravi adesso a reagire. Beh, intanto la matricola sta facendo un buon campionato. L'allenatore ce l'hanno pure preparato. Diciamo, quindi l'importante è quello e magari poi pensare per il futuro. Io non penso che il Borgia era partito per fare, diciamo, un campionato di vertice. Sì, ma come dicevo Roberto, sarà successo qualcosa a livello morale dentro la squadra, dentro lo spogliatoio, non che a Borgia ci sono gente per bene, cioè ci mancherebbe. Il discorso, come diceva Umberto, è successo probabilmente qualche ragazzo che prima dava tutto, oggi un po' moralmente sì, è venuto a mancare e quindi mancano anche i risultati. Bene, vediamo domenica prossima il derby, perché domenica prossima c'è il derby con il Girifalco, ricordiamo quello dell'anno scorso, che è stato veramente un derby, di oltre 1000 persone, con un pubblico spettacolare. Speriamo che anche quest'anno vinca lo sport e quindi che sia un'altra festa proprio tra Borgia e Girifalco. Certamente sì, passiamo quindi al girone D. Africo Mammola 4-1, Antonimina Bovalinese 2-1, San Ferdinando Bivongi Pazzano 6-3, Greffa Mossoro Fabianchese 1-1, Palizzi Santa Cristina 3-1, Silese Siderno 0-1, Valgallico Rosarnese 3-4, Marines Real Gioia 1-2. L'Africo è a 30, Siderno 26, Silese 24 insieme alla Rosarnese, Bovalinese 27, San Ferdinando 19, Real Gioia 18, Bianchese 17, Palizzi e Antonimina 16 insieme al Valgallico, Mammola 14 con Bivongi Pazzano, Greffa Mossoro fa 13, Santa Cristina 9 e Marines 2 punti in classifica. Beh, l'Africo continua a fare bene, come lo stesso il Siderno, mentre è quella che si ferma ogni tanto è la Bovalinese che era riuscito a portarsi al secondo posto, adesso si trova all'ultimo posto utile del playoff, mentre si è ripresa la Rosarnese che aveva avuto pure un calo, poi c'è stato l'abbandono del mister Megna e adesso si è ripresa, si è portato infatti a 24 punti in un buon piazzamento insieme alla Stilese. Ecco, Rosarno, tu ci sei stato a giocare, quindi è una piazza dove il calcio diciamo si sente e però manca, perché in questa categoria è come se mancasse. Eppure è ritornato l'entusiasmo, onestamente, da un anno a sta parte, che vogliono riprendere il cammino. Hanno fatto una squadra più del posto, di gente del posto, ed è l'Africa sta facendo molto bene. Io ho parlato con Leo Criaco, che mi sa che sta giocando là,
Mette, sì. Proprio vogliono puntare a vincere il campionato, stanno proprio partendo, stanno proprio strutturando per vincere il campionato. Quindi, sì, infatti l'Africa diciamo che ha fatto un paio d'anni giusto però, a salvarsi, a fare, però ecco, magari i giocatori, tanti giocatori erano in giro per la zona. Hanno richiamato tutti gente del posto e onestamente vogliono puntare proprio a fare bene. E ritornare diciamo nel Siderno fascio. Si è ripreso onestamente, si è ripreso bene con l'allenatore, un ragazzo preparato, serio, Costa, che sa lavorare bene, quindi i valori sono questi realmente di questo girone, è così, perché l'Africo punta a vincere il campionato. L'Africo punta a vincere il campionato. Il Siderno puntava veramente a riprendere il cammino, la Bovalinese, che è l'unica forse, la Bovalinese che è mezzo, la Rosarnese è una piazza importante che vogliono. La Bovalinese ha avuto problemi societari, adesso si è ripresi, che pare che siano rientrati diverse persone, quindi sicuramente faranno magari un programma, per il futuro e ritornare nel calcio che conta, perché noi se la sappiamo, il campionato di eccellenza insomma per anni e anni e anni. Andiamo in seconda categoria, partendo dal girone C, la decima giornata, Verdoliva Zagarise 2-0, Albi Cirò 1-1, Cotronei Stelle Azzurre 0-2, Cropanese Sporting Catanzaro 1-0, Crucolense Santa Severina 2-0, Pallagorio Castellese 3-1, Real Fondo Gesù Strongoli 0-3. Pallagorio a 25, Crucolese 24, Albi 22, Cirò 20, Stelle Azzurre 19, Strongoli 18, Verdoliva 16, Castellese 15, Zagarise 10, Real Fondo Gesù 9, Cotronei 8, Cropanese 7, Sporting Catanzaro e Santa Severina chiudono con 4 punti in classifica. E qua c'è il Pallagorio sempre che non molla, anche se è seguito da quelle 2-3 squadre tra Crucolese ed Albi, e l'Albi che l'Albi sta facendo bene, che diciamo anche domenica scorsa, un Albi che sta cercando di fare il salto di categoria, però non ci riesce da un paio d'anni, poi nella zona quando disputa i playoff. E bene sta facendo Nuccio anche il Verdoliva, una squadra catanzarese, una squadra fatta di ragazzi e di gente del posto. Gente del posto, sì, abbastanza, cioè, loro, ma poi credo che effettivamente... Ma loro già giocano sul settore giovanile. Sul settore giovanile, questo campionato di contorno per loro, per far giocare poi e maturare qualche ragazzo. Passiamo al girone di... Bianchi Dilettanti Nuova Valle 3-1, Fortitudo Lamezia New San Pietro 2-0, Marcellinara Campora 2-2, Pianopoli Caraffa 1-1, San Vito Belmonte 3-1, San Pietro Apostolo Martirano 2-1, Vena Serra Stretta 1-2. Fortitudo Lamezia 27, Nuova Valle 23, Caraffa 17, Bianchi Dilettanti 15, Belmonte 14, Marcellinara e Campora 13, Pianopoli e New San Pietro 12, San Vito 11, San Pietro Apostolo e Serra Stretta 10, Martirano 9, Vena 7 punti in classifica. Beh, la Fortitudo Lamezia 27 punti, potrebbe averne 30, perché sappiamo che la partita domenica scorsa è stata rinviata, data da destinarsi, l'unica squadra che ha punteggio pieno, 19 partite, 27 punti, l'unica squadra. La Nuova Valle, ecco, oggi invece si ferma, però sta facendo un bel campionato. La Nuova Valle era da parecchio che non faceva un campionato di alta classifica, si trova al secondo posto e sicuramente cercherà di portarselo fino alla fine. Non riuscirà a dare fastidio alla Fortitudo Lamezia, come non ci potrebbe nemmeno qualche altra squadra. Secondo me ormai la Fortitudo Lamezia è la squadra che fino alla fine porterà quel primo posto. Girone Grotteria 5 Fronti 1-0, Ierax Stignano 1-5, Manaserace Allarense 5-0, Napizia Sant'Onofrio 1-1, Melicucco Mileto 1-1, Club del Corso Galatro 4-2, Serrata Real Spilinga 4-4. E lo Stignano a 22 insieme a Sant'Onofrio, Napizia 21, Monasterace 19, Real Spilinga 17, Grotteria 14, Ierax 13, Melicucco 12, Club del Corso 11, 5 Frondi 10, Mileto 9, Galatro 7,
No, Galatro 8, Serrata 7, Allarese 4, sempre la faccenda del controluce. Vabbè, e questo è un campionato, guarda, che è un bel campionato, un bel girone che stanno giocando 4-5 squadre, sono là. Da domenica a domenica potrebbe cambiare la classifica. Fa piacere, ecco, che la prima in classifica è lo Strignano, anche perché è una squadra, diciamo, molto molto vicina a noi, come lo stesso Monasterace. Io, l'augurio mio sarebbe quello che Monasterace e Nicoso e Strignano potrebbero fare il salto di categoria, almeno avere altre squadre vicino, sì. Anche perché nella zona, oltre a Davoli, non abbiamo, diciamo, parliamo di categorie superiori, ecco, noi vorremmo che queste squadre tipo Staletti, Borgia, che potessero arrivare magari in un campionato maggiore, proprio per almeno vedere qualche partita in più, qualche derby. Mancano i derby, vero? Sono... È vero. Andiamo in pubblicità e poi rientriamo subito qui con la terza categoria e ancora altri servizi importanti sul basket. Vecchio amaro del capo, freeze your moment. Che mangiando sano e biologico, mangiando gli alimenti della salute, noi abbiamo la possibilità di proteggerci in maniera molto forte e molto specifica. E se noi rinforziamo la nostra salute, possiamo rinforzare chiaramente anche la nostra vitalità e la nostra longevità. Vai di qua, corri di là, ma appena un attimo mi fermo al ritrovo. Primi e secondi piatti gustosi, pizza fragrante per tutti i gusti e anche pizza famiglia. Per non parlare della rosticceria, calzoni, arancini, crocchette, Al ritrovo puoi consumare nella comoda sala climatizzata o sotto la veranda sul corso di Soverato. Inoltre, pratica prezzi speciali per banchetti, ricevimenti e compleanni. Velocità, gusto e cortesia al ritrovo. Bar, rosticceria, tavola calda. De Fratelli Aloi, corso Umberto I, Soverato. Vieni a fare il pieno di gusto. Arrivare da voi. Ciao a tutti.
Ed eccoci di nuovo sempre in compagnia di Domenica Gol, chi si fosse sintonizzato ora sul canale 89 del Digitale Terrestre, rigorosamente in diretta e streaming su www.soverato1tv.net per chi vuole vederci dal computer oppure dagli iPad o anche dal telefonino. E andiamo subito a vedere un servizio molto interessante sul basket, e non prima di aver detto però, Mimmo, che questa è una realtà importante, che a Soverato era sparita però che è stata ripresa. Sì, è importante, sì, ecco perché le nostre telecamere sono andate, poi perché ritornare il basket a Soverato, che è stato sempre, diciamo, un fiore all'occhiello il basket per anni e anni, poi era sparito, però era rimasto il settore giovanile. Adesso, ecco, l'hanno lavorato su questo settore giovanile, i ragazzi sono cresciuti e allora hanno preferito fare questo campionato di promozione proprio per fare giocare i ragazzi, per non lasciarli, mandarli magari in giro oppure non farli giocare più, e questa è una cosa importantissima e speriamo, ecco, che il basket possa ritornare a Soverato ai livelli di un tempo. Vediamo il servizio. Buonasera di nuovo alla Barbuto. Il play, Fabrizio Vatrella e il centro, Giulian Ranieri. Come avete visto, la partita è andata bene, tutta in discesa. Abbiamo vinto con un punteggio molto largamente a favore della nostra squadra. Chiediamo ora al capitano come è stato questo esordio. Dopo una piccola incertezza iniziale avete subito rimesso la partita sui binari giusti, avete capito i punti di forza vostri e i punti deboli degli avversari, voi ovviamente anche l'allenatrice, immagino. Dici un po', com'è stato questo inizio? Abbiamo pagato l'emozione dei primi 5 minuti, ad essere sinceri, sia perché alcuni di noi grandi, io, Marco, Federico e Sergio, ci dobbiamo un pochino togliere la ruggine di alcuni campionati non fatti da svariati anni, e invece loro è il primo impatto con il basket seniores. Di conseguenza, diciamo che c'erano due blocchi però abbastanza coesi, perché in questi due mesi abbiamo lavorato molto bene sia dal punto di vista tecnico, e stiamo iniziando a lavorare bene pure dal punto di vista atletico. Infatti non so se hai notato che dal secondo quarto in poi abbiamo iniziato a spingere sull'acceleratore, ad aumentare molto l'intensità difensiva, e abbiamo iniziato a prendere il largo. Largo, grazie capitano. Largo preso soprattutto grazie al playmaker Fabrizio Vatrella, che è il direttore d'orchestra, almeno in campo, che ha dimostrato comunque un'ottima visione di gioco, un'ottima visione della partita. Hai spinto quando dovevi spingere, hai rallentato quando dovevi rallentare, non sei mai stato eccessivo, e soprattutto hai francobollato quel povero playmaker avversario, Cantafio, che secondo me stanotte non dormirà tranquillo, almeno non del tutto. Sì, abbiamo lavorato tanto su questa difesa e anche su quella zona che oggi praticamente non abbiamo mai usato. Avete marcato sempre a uomo, tranne all'inizio. All'inizio marcavate a zona? No, abbiamo marcato sempre a uomo, poiché ci siamo accorti subito che anche a uomo riuscivamo ad avere una superiorità a livello atletico, a livello fisico, quindi abbiamo continuato in quel modo. Questa è la promozione, è un bel progetto perché ci permette sia di crescere a noi e sia ai grandi di darci una mano anche a livello non solo gestistico ma a livello umano, poiché in campo si cresce. Non abbiamo aggiunto niente a quello che avevamo fatto in allenamento, abbiamo difeso come dovevamo, l'allenatrice è contenta, quindi buona la prima, diciamo. Grazie Fabrizio. Andiamo a Giulian, voi siete tutti, la maggior parte di voi ho notato, siete largamente minorenni, cioè l'età media mi sembra inferiore ai 20 anni, quindi come lo spogliatoio, parlaci un po' dell'atmosfera, come si comportano i più grandi, parlava appunto Nicola di Marco Greco, di Sergio, come si comportano con voi, come vi accompagnano in questa esperienza? Allora, loro nell'allenamento, il loro compito, perché il progetto la promozione è stato quello di far crescere noi ragazzi, quindi diciamo che loro sono dei veri e propri allenatori, ma che giocano con noi, quindi ci danno un apporto, ognuno, come ti posso dire, Chico, che è il nostro playmaker, ci dà pure a Fabrizio da tipo insegnamenti, tipo su cose che lui sa per esperienza, stessa cosa Marco Greco a me, che mi fa alle spalle, si può dire, sotto canestro, e mi fa migliorare. Poi diciamo che questo progetto all'inizio non era
sicuro, però devo dare il mio ringraziamento personale a tutta la dirigenza, Mimmo Tiani, Biagio, Stefano Gioffre, perché alla fine grazie a loro stiamo crescendo, perché non crescevamo, non c'era crescita se non avessimo fatto questo campionato. Giocare con gente più grande e più esperta ha la sua valenza. Com'è stato entrare a partita iniziata con un punteggio di così, diciamo, sostanzialmente a vantaggio nostro? Sicuramente non si può essere tranquilli. Sicuramente non si può essere cioè non c'è tranquillità, anche se siamo sopra come punteggio, perché ci vuole sempre molta determinazione e molta concentrazione, perché senza concentrazione non si gioca bene. Quindi diciamo che abbiamo dato tutto quel che potevamo. Grazie anche a te Julian, ci vediamo alla prossima partita, un abbraccio dal Palascoppa, da Pietro Screnci, da Antonio Mellaci che mi ha accompagnato nel commento, saluti da tutta la squadra, arrivederci, grazie. Beh, diciamo che come prima è andata bene, perché il risultato è stato di 76-35 contro questa squadra di Vibo, sì. Quindi un buon risultato per questi ragazzi che... Sì, per la prima volta fanno un campionato, diciamo. E un in bocca al lupo da noi domenica gol dall'intera redazione. Ebbene, passiamo alla terza categoria. La settima giornata, Coscarello Cerisano 2-3, Filline Malvito 4-3, Marano Tavernese 0-2, Nova Trenta Magna Grecia 7-1, Angotti Celico 2-0, Sant'Agata Altomonte 2-1 ed è il girone B. No, una classifica. La classifica, sì, andiamo con la classifica. Angotti è a 16 insieme a Filline, Sant'Agata è a 14, Cerisano 12, Tavernese 10, Nuova Trenta 9, Altomonte 8, Coscarello segue con 8 punti, Celico 7, Malvito e Marano 6, Magna Grecia 0 punti in classifica. Andiamo con il girone E, Fronti San Pietro Lametino 2-3, Curinga Bussolavis 4-2, Colossimi Don Bosco Iacurso 2-0, Mortilla Oratorio San Pio 4-1, Savuto Falerna 4-3, riposa Iacurso. E anche qui la classifica col Colossimi 17, Iacurso 15, Real Mortilla 12, San Pietro Lamettino e Oratorio San Pio 10, Don Bosco Iacurso e Curinga 7, Fronti e Bussolavi 6, Savuto 5, Falerna 3. Girone F, Gasperina 2 Mare Tirolo 1-4, Magistano Cerva 1-0, Santa Caterina Monte Paona 1-0, Mollicentro Amaroni 0-2, Prasar Prouria 3-5, Goman Soccer Catanzaro Isca 1-3. E due Mari Tirolo a 16 punti, Santa Caterina a pari punti con due Mari Tirolo, quindi 16, Magisano 12, Prouria Amaroni e Isca 11, Cerva 10, Gasperina 8, Prasar 7, Policentro 6, Monte Paone 5, Uoma Soccer Catanzaro 4 punti in classifica. Bene, i risultati del calcio a 5, si tratta dell'undicesima giornata, Bova Marina Roccella 5-7, Bulldog Elettromega Polisena 1-4, Edilfer Cittanova André 8-7, la Ganadi Vecchia Miniera 5-3, Sensation Profumeria Serra 13-17, Virtus Calcio a 5, Five Siderno 3-5, riposa il Palissena Calcio a 5. E anche qui vediamo la classifica che vede Lady Cittanova a 28, André e Laganadi seguono a 23 punti, Polistena e Siderno 20, Sensation Profumerio 16, Vecchia Miniera e Serra e Bulldog 10, Roccella e Virtus Calcio a 5 9 punti, Bova Marina 8, chiude il Polistena Calcio a 5 con 4 punti in classifica. Sì. Beh, oggi c'era lo scontro diretto fra la prima e la seconda, Cittanova contro l'Andrea e Sant'Andrea. È finita 8-7 per il Cittanova, diciamo è stata sicuramente una bella partita, un gol di scarto fra due belle squadre, equilibrata, quindi il Sant'Andrea che mantiene il secondo, l'Andrea, io dico Sant'Andrea perché è l'Andrea che mantiene il secondo posto anche se raggiunto dalla Ganadi, però stanno facendo un buon campionato sicuramente.
Bene, e finisce qui anche questa puntata di Domenica Gol, non prima di aver ringraziato e salutato gli ospiti, quindi grazie a mister Umberto Scorrano. Grazie a voi. E grazie a Nuccio Orpello, grazie, e tanti in bocca al lupo, grazie, per questa nuova esperienza. Grazie a Mimmo Cosentino. E grazie a te e ai telespettatori che anche questa domenica ci hanno sopportato. E sostenete Telethon al 45501. Siamo alle ultime ore, la ricerca ha bisogno di voi e di noi tutti. L'appuntamento rimane naturalmente sul canale 89 del Digitale Terrestre. A domenica prossima alle ore 20:30. Buona serata. She only cares when she's got the time. And I fret so much about her loving. I wish she'd let me be. But her destiny's got us intertwined. And is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys, wearing the jacket I bought. I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. Talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I ain't with it, 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 I ain't with it. What is she thinking? Too much uncertainty. Why can't she give some sort of sign? You know, and I know, a thing or two about loyalty. Ooh, but that girl don't pay no mind. So is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys, wearing the jacket I bought. Ooh, I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. Talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. Questo programma è stato offerto da